Questi che vedete sono i residui, i resti dell'incendio che si è sviluppato domenica sera qui al parco Inaudi di San Mauro Torinese. Guardiamo un po' l'orizzonte, siamo in riva al Po, lì c'è la diga, in fondo c'è qualche pescatore, nessun bagnante per fortuna, perché questo, più che essere un servizio in stile attenti al fuoco, è un servizio attenti alla schifezza. E adesso capirete purtroppo il perché. Siamo venuti qui nella zona adiacente al parco Luigi Einaudi di San Mauro per verificare le condizioni del verde dopo gli incendi, sicuramente dolosi, scoppiati domenica sera, che hanno interessato un bel po' di sterpaglie e legni in riva al Po. Senza il tempestivo intervento dei pompieri, i roghi avrebbero potuto causare danni ben più gravi. Siamo venuti qui per quello e invece abbiamo scoperto qualcosa di peggio, fortunatamente all'esterno del parco. Basta addentrarsi per un sentiero nemmeno troppo nascosto né impervio per trovare un percorso fatto di degrado, di sporcizia e di oggetti abbandonati. Tanti pneumatici da aprirci un'officina da gommista, cartoni di pizza, centinaia di bottiglie di plastica buttate via, cartacce ovunque, di tutto e di più, addirittura un triciclo. Il resto non c'è nemmeno bisogno di specificarlo, bastano e avanzano le immagini. Insomma, un museo dell'orrore a cielo aperto. Non è la prima volta che scopriamo una cosa del genere, forse non si stupisce più nessuno, ma vorremmo che fosse sempre l'ultima volta che ci tocca vedere un angolo di verde ridotto così male. E pensare che proprio dentro al parco Einaudi, che ospita l'Unione Sportiva San Mauro, il Country Club, campi da calcio, calcetto, tennis, rugby e bocce, è in funzione l'ecocentro, uno spazio attrezzato e custodito in cui è possibile portare i materiali che non possono essere raccolti tramite il normale sistema di raccolta differenziata. A quanto pare non basta, bisogna fare di meglio e di più, a partire da ciascuno di noi.